Andata dei quarti di finale scudetto per l'Under 17 di Andrea Zanchetta, che è di scena a Genova contro il Genoa. Sfida tra i nerazzurri primi nel girone B e i rossoblu terzi nel girone A. Una partita importantissima nella corsa verso il tricolore di categoria. Inizio forte del Grifone, rimessa lunga di Delle Piane, spizzata di Conti e tocco a botta sicura di Besaggio. Fenomenale la risposta di Filip Stankovic, che alza in calcio d'angolo. Spizzata di Conti di testa, Besaggio davvero a botta sicura. Stankovic però con la mano di richiamo è bravissimo a mettere in calcio d'angolo. È sempre Genoa però all'inizio. Break di Maglione in mezzo al campo, pressing altissimo del Grifone, lancio in profondità per Bamba che controlla, diagonale, potente e preciso. Stankovic ancora una volta ci mette una pezza e salva l'Inter. È sempre Genoa però in questo inizio di prima frazione. Giocata splendida di Besaggio, che trova tra le linee Conti, il numero 9 rosso-blu, salta secco Cortinovis e calcia da lontano, non andando lontano però dal bersaglio grosso. Stankovic sembrava sulla traiettoria, si salva l'Inter. Errore qui da matita rossa di Mukai, che serve Esposito, tocco per Bonfanti e Besaggio fa sentire la sua presenza anche nell'area di rigore rosso-blu e salva miracolosamente a botta sicura su Bonfanti. Esposito, tocco perfetto, Bonfanti da pochi passi, Besaggio salva tutto. Sul finire del primo tempo l'Inter continua a spingere, a mettere la testa fuori e continua a premere sull'acceleratore. Azione che nasce dai piedi di Squizzato, tocco geniale in profondità per Gnonto che lascia Bonfanti, diagonale, Agostino battuto, ma l'arbitro scarpa, ferma tutto per un presunto fuorigioco di Willy Gnonto. Si rimane quindi sullo 0-0. Bello il tocco in profondità di Squizzato, Gnonto parte forse con una frazione secondo di anticipo. Bonfanti poi era stato bravissimo a mettere sul palo lontano e a battere Agostino, ma niente da fare, l'arbitro scarpa, annulla, si resta 0-0, che è anche il risultato finale del primo tempo. Un primo tempo bello, aperto, con tante occasioni da una parte e dall'altra, una ripresa altrettanto incerta, altrettanto intensa e giocata su alti ritmi. Inizio di marca interista, punizione per Bonfanti che gira benissimo sul palo lontano, Agostino immobile, palla che sfiora il montante, bellissima la girata di Nicolas Bonfanti. Poco dopo torna a farsi pericolosissimo il Genoa, bella giocata di Conti, para Stankovic, arriva Rancati a botta sicura, ma trova il neoentrato Diakaté, che è un suo compagno di squadra, che salva l'Inter, involontariamente salva sulla linea. Conti, risponde Stankovic, Rancati a botta sicura, Diakaté sulla linea del pallone con la porta, salva l'Inter. Altro nuovo ingresso per Zanchetta è quello di Oristagno, che qui parte da destra e si accentra. Classificazione di Oristagno, calcia e Agostino è bravo a tenerla lì e non concedere la respinta agli attaccanti nerazzurri. Altro ingresso di impatto, quello di Sacco, cross in mezzo per la testa di Sebastiano Esposito, con la punta delle dita Agostino manda sulla traversa, si salva ancora il Genoa. Bella giocata di Sacco, altrettanto bella la frustata di Esposito. Agostino con la punta delle dita sulla traversa, partita bellissima, apertissima, che il Genoa sblocca nel finale. Punizione perfetta di Ruben Zanoli, traiettoria che si abbassa, nulla da fare per Stankovic e 1-0 Genoa. Altro nuovo ingresso, quello di Zanoli, punizione davvero bellissima, niente da fare per Stankovic. Inter che nel finale si riversa in avanti nel recupero con cuore e grinta, azione confusa, cross sporcato che arriva sulla testa di Cortinovis, miracolo di Agostino che però non può nulla, sul tapin di Cesare Casadei che da due passi firma l'1-1, importantissimo per i ragazzi di Zanchetta, che proprio in pieno recupero a un secondo, a pochi secondi dalla fine, riescono a trovare un pareggio meritato e importantissimo. Agostino miracoloso su Cortinovis, non può nulla su Casadei che da due passi con la porta completamente sguarnita mette dentro il gol del meritato 1-1. Finisce quindi proprio 1-1, una partita intensa, incerta, con tante occasioni da una parte e dall'altra. Discorso qualificazione rinviato quindi alla gara di ritorno al centro di formazione Suning. Finale scudetto per l'Under 17 femminile di mister Stefano Toriani, che si gioca il titolo di campione d'Italia contro la Juventus. Inizio brillante per le nerazzurre, qui vediamo Sofia Panetta che vede bene il corridoio per Angelica Poli, che prova il destro, però ne fuori non di molto con l'Inter, che quindi inizia a premere. Poi ci prova Arianna Marengoni a mettere in difficoltà la retroguardia bianconera con questo pressing, alza la testa, vede ancora Angelica Poli che fa partire il tiro, ottima la risposta di Valentina Soggiu con la bella azione di Arianna Marengoni, che vede bene l'arrivo di Angelica Poli, colpo di destro potente, para bene Valentina Soggiu.
della Juventus. Sono tra l'altro gli ultimi squilli, gli unici squilli della prima frazione di gioco, risultato che rimane inchiodato sullo 0-0 per questa finale scudetto tra Inter e Juventus. Nella ripresa invece sempre Inter con il pallino del gioco in mano, con Lucia Pastrenge che serve Elisa Mariani, che controlla e calcia subito il pallone che finisce alto. Buona comunque l'idea della numero 4 nerazzurra, vediamo il colpo potente però troppo alto per impensierire Soggiu. Sulla prima vera azione della Juventus, le bianconere passano in vantaggio. Gaia Di Stefano lavora il pallone sulla tre quarti per Christine Carrer, che di prima trova lo spazio per Nicole Genesin. La numero 9 ci prova due volte, la seconda è quella giusta che sblocca il risultato 1-0 Juventus, con la vera prima azione della partita per le bianconere. Qui vediamo che ci prova Lucrezia Parolo a impensierire la numero 9 bianconera, che però è lesta nella ribattuta con la Juventus, che quindi passa in vantaggio. L'Inter non ci sta e tenta subito di ristabilire la parità con Poli, che tenta il colpo sotto, copre però benissimo Soggiu, che spedisce in calcio d'angolo. Dal corner batti e ribatti in aria, prima Gallazzi e poi ancora Poli, non riescono a centrare il bersaglio. Chiude l'azione, ancora un colpo da fuori da parte di Elisa Mariani, ancora un calcio d'angolo per l'Inter. Sui sviluppi c'è un tocco di mano di Jai per la Juventus, l'arbitro non ha dubbi, è calcio di rigore in favore dell'Inter. Viene anche ammonita la numero 8 bianconera sul pallone Angelica Poli, che con freddezza riporta il risultato in parità 1-1 con questo bel rigore sotto l'incrocio. Vediamo anche la gioia di Angelica Poli, che è molto fredda nel battere di piatto destro sotto il set il rigore del 1-1 parziale. Dopo il gol nerazzurro si rivede in avanti la Juventus con questo tiro da fuori di Christian Carrer, con Gilardi che ci mette una pezza con l'aiuto della traversa, quindi molto brava in questo caso Astrid Gilardi. I tempi regolamentari finiscono così, non ci sono più emozioni, 1-1 con all'iniziale gol di Genesini, risponde il rigore di Poli. Per ciò che sono invece i tempi supplementari, il primo ed unico squillo del primo tempo supplementare è della Juventus, con questa botta da fuori di Jai, pallone di poco sopra la traversa. L'unico squillo, dicevamo, rivediamo intanto la botta da molto distante, un bel sinistro che non va distantissimo dalla porta di Astrid Gilardi. Nel secondo tempo ancora Juventus con questa punizione dalla distanza, Astrid Gilardi è attenta e neutralizza la conclusione. Astrid Gilardi che tra l'altro subisce anche una carica, quindi risultato che anche nel secondo tempo supplementare sembra inchiodato sull'1-1. L'Inter si affida al tiro da fuori, ci prova Elisa Mariani, pallone però distante dalla porta bianconera, dicevamo, risultato che rimane quindi inchiodato sull'1-1. Si va ai calci di rigore per decidere il campione d'Italia della categoria Under 17 femminile, ed inizia la Juventus con Letizia Musolino e subito Juventus passa in avanti con il gol della numero 6 bianconera, alla quale però risponde molto bene Bianca Vergani, che spiazza l'estremo difensore della Juventus. E si prosegue poi con la numero 10 Ludovica Silvioni con un altro gol, con Astrid Gilardi che però aveva intuito, aveva toccato, anche molto sfortunata qui la numero 1 interista Deborah Pasquali. Poi per l'Inter continua la serie dei gol di questa batteria di rigori, così come fa anche la numero 19 della Juventus Gaia Di Stefano, che la mette sotto all'incrocio, non può nulla qui Astrid Gilardi. Arriva poi il primo errore per l'Inter con Giulia Viglia, con il rigore parato, angola poco il tiro, la numero 16 nerazzurra ci prova col piattone destro, intuisce però Soggiu della Juventus. Arriva però anche l'errore della Juve con Nicola Genesin che colpisce il palo, il pallone poi finisce addosso ad Astrid Gilardi. L'Inter quindi ha l'opportunità di riuscire a pareggiare i conti con Giorgia Fortunati, che però è sfortunata in questo caso perché non riesce a trovare la rete, con Soggiu ancora che intuisce molto bene. Inter che spreca l'occasione e poi chiude i conti Christian Carrer con il gol bellissimo, questo è giusto sottolinearlo, che vale lo scudetto. Finisce così, l'Inter finisce seconda nel campionato di categoria per quelle che sono le Final Four, con la Juventus che si laurea
campione d'Italia. Questo ciò non toglie comunque all'ottimo cammino fatto dalla squadra di Torriani, che per la seconda volta consecutiva è in finale scudetto. Intanto invito Lazzaretto.